Palazzo del Consiglio regionale a Pescara, al piano terra dove fino a ieri l'altro c'era la hall dell'auditorium De Cecco, ci sono scatoloni su scatoloni, sono pieni di cose per l'Ucraina e ci sono donne di quella terra che vivono però da noi a smistarle. Siamo un po' stanche perché già un mese anche i nostri parenti rimasti là perché le sirene antiaeree mentre dormi, mentre mangi, mentre stai in bagno, mentre fai la spesa, quindi è veramente stancante proprio per la testa. Non stanno più tranquilli, sono esausti, così come noi qua. Sopra al terzo piano, sala da scagno, c'è la presentazione dell'adesione dell'Abruzzo alla campagna umanitaria CROSS, ovvero Centrale Remoto Operazioni Soccorso Sanitari. È stata ed è importante per la pandemia Covid, adesso lo sarà per l'assistenza sanitaria dei profughi in fuga dalla guerra in Ucraina. Invieremo dei medici e anche dei sanitari nella regione Polonia in modo da dare quell'assistenza importante in questo momento così critico e così complesso a tutte le persone che hanno bisogno nell'ambito sanitario. E già domani arriverà un aereo con due bambini a bordo che saranno trasferiti alla divisione di oncoematologia dell'ospedale di Pescara, che ha dato una disponibilità di posti letto proprio perché si farà carico di tutti questi piccoli pazienti che necessitano di cure importanti. Una centrale di smistamento dei casi più gravi a livello nazionale che viene attivata ovviamente per emergenze nazionali, anche per il Covid è stata attivata, per i trasferimenti per le rianimazioni soprattutto. E poi in casi come questo, no, per emergenze internazionali, quindi vengono presi i pazienti e trasportati in Italia per poi essere ricoverati in strutture ovviamente di eccellenza italiane. Intanto arrivano anche in Abruzzo migliaia di profughi. Sono già arrivati alcune migliaia, siamo intorno ai 3.000 già, circa. Quasi 3.000 già ospitati, insomma ovviamente il numero cresce di giorno in giorno, come vedete appunto l'accoglienza avviene in maniera assolutamente ordinata, razionale, in alcune situazioni anche in anticipo rispetto ai tempi. Stiamo collaborando con volontari in Ucraina e quindi noi portiamo in Ucraina perché ci occupiamo di portare proprio dentro al paese nonostante tutte le complicazioni che stiamo attraversando e da lì già la roba verrà distribuita tra altri cittadini che hanno bisogno.